Oh ragazzi, ragazzi, noi fermi, non stiamo a reagire. All'alba del quarto giorno di proteste, le intenzioni dei lavoratori del porto di Trieste erano queste, ma all'arrivo delle prime camionette della polizia intorno alle 8.30 gli animi hanno cominciato ad agitarsi. Fratelli italiani, cavatevi i caschi, è per le vostre famiglie! Agenti in tenuta antisommossa avanzano uniti per sgomberare il varco numero 4 del porto friulano. Per disperdere la folla vengono lanciati fumogeni e attivati anche gli idranti. I manifestanti alzano le mani in segno di pace, poi si stringono seduti in terra. Mamma mi vuole bene, è qui per voi, fino alla fine! Tra i lavoratori del porto anche molte persone contrarie al Green Pass arrivate da tutta Italia. I sindacati chiedono di tornare al lavoro e di non strumentalizzare la protesta. L'attività portuale va comunque avanti tutta la mattina, ma le tensioni crescono ancora. Un uomo viene portato via dall'ambulanza, diverse persone accusano malori. Arriva una macchina veloce, dai! Alla fine, dopo 3 ore, il piazzale viene sgomberato e i manifestanti dispersi. Ma dicono di non voler mollare e annunciano ancora nuovi presidi in altre zone della città.